Galleria numero 1. Ci sono delle buche di questa portata, però scenografico all'ennesima potenza. Veramente molto bello. Rocchette con le gallerie. Bello, 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 bello. In montagna non si urla, in montagna si viene con le scarpe tecniche e non con i Birkenstock. E vabbè, poi ci sono state delle scene apocalittiche su questo sentiero che oggi è strapieno, come immagino che sarà strapieno anche da qui in poi, visto che quest'anno hanno pensato tutti di essere dei montanari. Vabbè, in ogni caso il percorso è decisamente strepitoso, i panorami sono grandiosi, bisogna avere le scarpe adatte, bisogna avere la frontale, bisogna fare attenzione che alcune gallerie sono molto lunghe e molto umide, quindi si scivola e niente, è stupendo. Adesso giro la camera e vi faccio vedere. La bellezza di questo posto e dei panorami che ci sono qui in giro e delle gallerie che sono qua e là, una dietro l'altra, veramente. Galleria numero 29. La strada taglia tutta la montagna, salendo da qui c'è tutto il sentiero che spacca, stupendo. Non so cosa possa essere il vaio del Motto, fatto sta che qua c'è un vallone che vi faccio vedere, che è quello che indica la freccia. Mi sembra un tantino estremo. Ecco, la frontale, serve per vedere dove si mettono i piedi. Ogni tanto ci sono delle buche che danno luce e poi si entra nel buio. Qui è proprio buio, 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 buio. Infatti, questa è la mia luce sopra di lui. Siamo alla 47esima galleria e devo dire che ogni volta che si esce da una galleria è molto notevole il panorama, molto notevole, e che nelle gallerie si sta bene, si sta al fresco e cioè, vabbè, sono senza parole, no? Si può dire, lo dico, banale, ma lo dico lo stesso. Ah, io lo so che non va bene non guardare in camera, sto guardando per terra perché non vorrei inciamparmi.
Vabbè, facciamo che mi fermo qui io. Allora sto zitta perché dopo divento noiosa. È un peccato che stanno salendo le nuvole e infatti si è tutto annebbiato. Questa strada è aerea, è molto esposta, questo pezzetto di strada è veramente molto bello. Mancano due o tre gallerie, non di più, e guardate là, cioè bellissima. Vabbè, non lo dico più, sono noiosa, è vero? Duesima galleria, sbuco e sono arrivata. Siamo arrivati laggiù, c'è la 52esima galleria, più o meno là in fondo, e questa è il panorama della vallata, veramente strepitoso. Qui c'è il rifugio e stanno facendo dei lavori e si sente, non è molto poetico, però va bene, veramente molto bello. La neve! Adesso ci metto i piedi sopra. Nella neve mi è entrata tutta nelle scarpe, c'ho il culo tutto bagnato, vabbè. Questa è la strada degli Scarrubbi, che fu costruita prima dell'inizio della guerra e veniva usata dagli alpini per fare esercitazioni, poi dopo è stata usata anche durante il conflitto. Bella, comoda, tranquilla, meno scenografica sicuramente di quella con le gallerie, che è proprio di là, esatto. E però molto bello, nonostante qualche nuvoletta c'è una bellissima luce. Bella questa gita, proprio bella. Allora, la strada Scarrubbi è attraversata da questi sentieri che partono dal 9 e dovrebbero arrivare a zero quanto qua, quindi sono come delle scorciatoie e noi prendiamo queste. Sono belle intense perché come si fa a vedere il tempo? E tutti i gradoni, quindi sono da percorrere comunque le ginocchia. La strada Scarrubbi è sicuramente più facile e più lineare, è più lunga sicuramente perché ci sono da fare tutti i tornanti e scende molto più lentamente. Sentiero numero 5, presumo che arriveremo a zero. Bello, c'è un gran profumo di legno in questo bosco. Sono obiettivamente diverse i panorami, però è bello anche qui. Forse è più difficile che camminare nelle gallerie, sinceramente. Va bene. Dunque siamo al 5 e credo che dovremo arrivare al numero 1. Il parcheggio è a pagamento, ma costa 6 euro ogni 24 ore, quindi fattibilissimo anche stare qui. Come vedete ci sono i camper. Sì, stamattina c'era anche una tenda da tetto e ci hanno detto al bar che qui si può parcheggiare dove si vuole, quindi dove si trova, basta pagare il ticket e non dice niente nessuno, perché stamattina i parcheggi che c'erano intorno erano tutti occupati, quindi noi
Abbiamo parcheggiato in uno spiazzetto di erba che abbiamo trovato un po' più giù. Abbiamo pagato il nostro ticket e basta. Quindi è interessante anche per venire, proprio partire direttamente di qui e dormire qui.